Aspetta che si sta. Prova ad accendere la camera. Sto parlando, è disattivato. No, non ci sta. Vedi dove c'è la camera. Camera. Così? Infatti. Ok, sì, ti vedo adesso. Ciao, ciao. Michele. Ciao, come stai? Io bene, tu che fai? Bene. Sì, sono qui a casa, ogni tanto lavoricchio, tutto bene. Tu invece che fai? Non sei andato da mamma, no? No, non sono tornato a casa giù in Puglia. Ho fatto la persona responsabile. Cioè, con il cuore sono giù e con le ansie sono giù, però sono rimasto qua a Milano. I nostri giovani responsabili, bravissimi. Sì. E però lo dobbiamo anche a questa città, cioè nel senso rimaniamo qui per resistere insieme a questa città che ci ha accolto, quindi sì, prendere attenzione. Sì, tu come stai Francesca? Io sto bene, sono in casa dal 7 di marzo, sono tornata dal viaggio in Messico e non mi sono più mossa da casa perché chiaramente la situazione precipitava giorno per giorno. Quindi questo bellissimo viaggio in Messico che è stato stupendo, ce l'ho nel cuore, di mania e di dispiacere dovuta alla situazione che comunque c'è qui, ecco. Eh sì, quando siete tornati avete trovato, diciamo, una realtà completamente diversa. Completamente diversa, già il fatto di non poter più uscire, già dal giorno, dalla sera stessa è arrivato il decreto che non si poteva più uscire. Quindi, anzi, siamo stati fortunati, Michele, diciamocelo. Sì. In cui siamo riusciti a partire, perché c'era già stato il primo caso, e siamo riusciti a tornare senza problemi, siamo stati anche molto fortunati. E poi siamo stati in un paese in cui il coronavirus non c'era, non c'è neanche adesso, quindi sereni, allegri, felici, proprio di vivere questa esperienza splendida che è il Messico. Avete vissuto appunto quest'ultima bella esperienza intensa, quindi avete fatto bene. Ma tu hai fatto il viaggio con le altre associate di Mondo Donna, giusto? Perché avete organizzato con Mondo Donna. Sì, 21 con l'associazione del quartiere delle donne di San Siro e Quarto Cannino. Cannino, ma che è estesa in tutta la città perché hanno più di 500 iscritti, quindi tu capisci che è una cosa abbastanza estesa. Eravamo in Messico, eravamo in 21, quattro uomini e poi tutte donne. poveri uomini. No, questi uomini che poi hanno capito benissimo cosa vuol dire stare in un gruppo di donne, no? Per cui sono collaborativi, mai critici, sempre disponibili, proprio meravigliosi. Ma dimmi un po', adesso le stai sentendo le altre associate, come vi sentite? Intanto abbiamo una chat, okay. Messi, per cui tutti i giorni c'è chi manda foto, c'è chi manda buongiorno, buonasera, ricette in questo momento, ricette del pane, ricette della pizza. ma tu lo fai il pane in casa? Sì, lo sto facendo perché... per evitare di uscire e quindi per avere il pane fresco. Ti dirò che sono anche molto magnanima, nel senso che ho quello in freezer che piace a mio marito e okay. Io invece lo che faccio io che è meno buono, diciamo, però pur di dare a mio marito l'opportunità di mangiare quello che gli piace, a me va bene anche quello che faccio io. Mi diverto altra sera con le gnocchi. Comunque vi sentite, vi scambiate le ricette, che tra l'altro pensavo, cioè comunque con tutti questi nuovi mezzi, cioè con gli internet, i social, WhatsApp, abbiamo comunque la possibilità anche Skype di vederci, anche io sono lontano da casa, però ogni giorno faccio le videochiamate con tutta la famiglia, quindi ci vediamo, ci sentiamo, anche tu con tutti gli altri tuoi amici e parenti. Sia con amici che con parenti. In questi giorni abbiamo avuto il compleanno di mio genero e quindi abbiamo tanti auguri a te, tutti in videochiamata. Martedì il compleanno di mia figlia Katie e anche lì tutti in videochiamata, tutti insieme, cantando il tanti auguri, eccetera, eccetera. Cerchiamo comunque, almeno quelli che sono i rapporti, poi specialmente quelli più affettivi, ci mancherebbe altro, di restare insieme, di vederci, di sentirci, di sapere che cosa giornalmente ognuno di noi affronta. Io gli dico: mamma, come va? Mi chiedono. E io: sì, dal divano alla cucina, dalla cucina al divano.
ogni tanto sempre a cucinare, ma ogni tanto qualche bugia bianca la dici anche tu, cioè nel senso a me è capitato pure quando ho sentito mia madre, per non farla preoccupare, anche se era un giorno un po' triste, un po' con un umore un po' strano, gli ho detto no mamma, tutto a posto, perché anche a te capita di dire queste bugie bianche. Sempre, sicuramente le ricevo pure, nel senso, e io rassicuro sempre, stiamo bene, in effetti poi stiamo bene, dire anche una bugia, però che va tutto bene, che anche la tristezza o la malinconia o la solitudine la sentiamo poco, non glielo faccio capire. E sicuramente anche loro qualche bugietta me la dicono, no? Sì, tutto bene, no? I bambini hanno fatto i compiti, sì, però chissà anche loro quando sono stufi, quando sono stanchi di stare in casa con i bambini da seguire comunque lavoro e bambini e cucinare per tutti e fare la spesa nel momento con una coda magari di un'ora e mezza essere lunga, cioè sicuramente è un momento che è difficile per tutti, però cerchiamo di viverlo serenamente, Ma serenamente. tu per caso hai avuto qualche paura particolare in questi giorni? Io ho avuto una paura particolare, non lo volevo dire perché volevo dare un segnale di positività a quel viaggio, ma tre delle nostre, anzi quattro, tornando dal Messico, avevano preso il coronavirus. Quindi nel giro di 3 giorni sono state ricoverate, adesso una ne è fuori, assolutamente, un'altra è ancora in ospedale ma sta bene, un'altra non l'hanno mai ricoverata ma non sta bene, però purtroppo, e questa è una cosa che mi rattrista molto, il marito di quella che è già fuori, che è già uscita, è gravissimo. Quindi lei probabilmente gliel'ha mischiato, gliel'ha contagiata. E immagino che in questo momento la comunità di Mondo Donna comunque si sente ancora più unita, cioè quando c'è. Telefoniamo, scriviamo, la sento tutti i giorni, la consolo, stai tranquilla, eccetera, eccetera. C'è stato un attimo poi di spavento personale. Io pianto quando ho saputo che lei era positiva, perché il mio terrore era quello che io potessi dare, non per me, ma la malattia a mio marito. Mio marito è una persona anche abbastanza fragile per la salute e quindi questo poteva comportare per lui anche una perdita della vita. Quindi mi sono messa in autoquarantena, bagni divisi, letti divisi, cibo diviso, eccetera, eccetera. Però per fortuna sarà la mia mole e le mie spalle larghe anche questa. Anche questa è andata, brava, brava Francesca, tu sei forte, tu sei forte. Ma parlando appunto di tuo marito, questa convivenza forzata, che poi in realtà, perché comunque tu, diciamolo, comunque sempre indaffarata, quindi nelle tue giornate, sempre in giro, organizzare cose, eventi, laboratori, incontri. Quindi questa convivenza forzata, come la sta vivendo tuo marito? Mettiamola così. Molto burrascosa, molto. Per cui anche le mie scelte di essere fuori sia al mattino che al pomeriggio erano molto legate anche a questo, no? Che così meno stai in casa, meglio è. Invece questa cosa ci ha uniti per due motivi. Uno perché io avevo proprio l'ansia di tornare per condividere con lui, per vedere lui come stava. E a lui probabilmente il fatto che io sia in casa, che quindi quello che poteva essere un po', tra virgolette, la gelosia delle mie relazioni sociali, del mio modo di vivere, eccetera, eccetera, è un po' sparita. Siamo io e lui e io. Quindi, vicini, vicini, ci diciamo che ci mangiamo, cosa preferisci? Poi tu, cuoca numero uno, olè, la gioia. Per noi sicuramente è stata positiva, positiva. Però tu l'avrai letto su internet che passa quella battuta in cui si dice alla fine del coronavirus saranno ricchi i dietologi e gli avvocati matrimonialisti. Immagina la presenza di È tutti. così, è vero comunque. Pazzesco. Però... Ma invece volevo chiederti, di mare, cosa ti manca? Mi manca allora l'incontro del sabato pomeriggio, proprio il sabato, dici, ma come oggi non ci vado? Oggi non ci vado. E quindi il gruppo, ma Pomeriggio. a parte il gruppo nostro, in certo qual modo di parole e punti, proprio quell'ambiente, tu lo sai che io l'ho.
un punto di riferimento bellissimo. Il vedere in quell'ambiente i giovani, le persone anziane, i bambini, e bersi un caffè, e magari mangiarsi il panzerotto piuttosto che il... Ecco, quelle sono le cose che mancano di mare. Quel punto di riferimento, quel punto di ritrovo che tu sai che puoi andare a mare, perché tanto lì, pure se berti un caffè, ti trovi bene, sei sicura di stare bene. E quindi cosa ti piacerebbe che organizzassimo per festeggiare la fine della quarantena? Senti, sai che ho una strana cosa per il mio carattere. Mm-hmm. Non riesco a vedere il futuro immediato. Preferisco aspettare un attimo. Anche adesso, in quello che sono le nostre attività, il pensiero di che cosa dobbiamo fare, io mi sono un po' frenata. Cioè, preferisco che questa cosa abbia un riscontro, sia finita e poi riveder la luce. Ecco, per il momento io vedo un po' il buio, vedo un po'. Qualsiasi io penso che molte cose potranno cambiare, cioè cambieranno un po' anche il nostro approccio a determinate azioni, a stili di vita, cioè secondo me un po' di cose cambieranno, e non per forza in negativo, cioè anche in positivo, cioè nel senso... Sicuramente, sicuramente. Io qualsiasi cosa farete, figurati, ci sarò, nel senso che almeno che non andate alle 2 di notte, che io a quell'ora là a casa mia dormo, più o meno quello che è musica, quello che... Orario pomeridiano, possiamo organizzare oppure facciamo una festa che dura tutta quanta una giornata, così possiamo accontentare come sempre tutti. Possiamo fare un open day, sai che io poi gli open day mi piacciono particolarmente. Invece ti chiedo un'ultima cosa che mi interessa sapere, ma se ti avessero detto: Francesca, da domani dovrai stare chiusa in casa per 2 mesi, cosa avresti fatto come ultima cosa? No, una bella mangiata in qualche posto con un bel po' di gente e poi via in quarantena. No, più o meno... sì, penso che sarebbe stato questo, lo stare insieme a tanta gente e poi il separarsi, inevitabilmente il separarsi. Ecco. Penso che sarebbe stata così, sì. Perché poi tutte le altre cose, che siano quelle spirituali, uno se le vive in casa sua, che siano quelle materiali, ne abbiamo avuti tante di cose materiali, e questo coronavirus a me sta insegnando di capire proprio quante cose materiali inutili. Io l'altra volta che mi vedevo morta perché la mia amica aveva questo coronavirus, mi sono detta: non andrò mai più a comprarmi un abito, perché avevo gli abiti nuovi nell'armadio ancora col cartellino, e il mio pensiero è: oddio, non me li sono messi. Quindi ho capito anche l'importanza di certe cose piuttosto che di altre, ma che me ne devo fare di tutta sta roba, no? Per cui sì. Sicuramente per me, che sono una persona molto socievole, è la socialità quello che preferisco, quello che voglio, quello che chiedo, ecco. E riprendere quello che sono le nostre attività, poterci vedere, abbracciare, anche se dovremo stare molto attenti a questi abbracci. Sarà sicuramente un punto di ripartenza bellissimo. Ci avrà insegnato cosa sono gli affetti, innanzitutto, alla gente, che cosa vuol dire, altro che pettegolezzi. Sì, è vero. Cioè, sono proprio delle cose che sono emerse in questo periodo. Spero che tutti quanti, da me in primis, cioè, riusciremo a farne tesoro e a, appunto, cambiare il nostro approccio ai rapporti e quant'altro. E spero davvero che si possa tornare. Hai ragione tu quando dici che sicuramente all'inizio non riusciremo a riabbracciarci anche fisicamente, però io già il fatto di poterti vedere da vicino, Francesca, poterti dire Francesca. Assolutamente, andiamo lì perché ci siamo ancora tutti, capito? Sì. Ah, che bello, quello sarà bellissimo, quello sarà un momento splendido. Sicuramente torneremo di nuovo a riabbracciarci e sarà ancora più bello, sicuro. E salutami tutti, Andrea, pure un bacione ad Andrea. Va bene. A tutti. Ciao Francesca, grazie mille. Ciao. Ti abbraccio. A presto. Ciao. Ciao.